Qui c'è il timore che ci possano essere ancora altre frane, lo sentirete fra poco, detto non da me ma da un esperto del Provveditorato alle opere pubbliche di Avellino. Intanto circa un'ora fa l'ottava vittima certa, l'ottavo corpo è stato recuperato dal mare di fango, mare che ha seppellito completamente circa una ventina di edifici. Ma direi di partire subito con queste immagini girate circa un'ora fa, siamo stati testimoni di questo ritrovamento. Può andare la regia? Avete trovato voi l'ultimo? No, l'hanno trovato più avanti sopra proprio. Forse questi sono i parenti. Ah, questi lì stanno cercando ancora di recuperare un corpo, perché si pensa che ci siano due vecchietti, un marito e una moglie, che abitavano qui o trascinati dalla frana? Ma non qui proprio, più su, quasi vicino alla frana. Se lei si sposta un attimo, lì c'era un paese intero, cioè la parte più vecchia di 15. E quella? Dove lei vede la frana, sì. L'ultima casa all'impiedi qua, questo spigolo, lo vede? Sì. A salire in verticale per 100 metri c'erano tutti edifici abitati. Dove ora c'è soltanto terreno? Sì, dove ora c'è tutto stato coperto dalla frana. E questi due vecchietti abitavano lì? Abitavano proprio a metà di questa strada. Questa è proprio la strada via Primo Casamanzi, perché poi dall'altra parte Secondo Casamanzi non è stato toccato, è stato toccato in... Questa è la zona distrutta. Ieri c'erano delle zone dove con i vostri mezzi non si poteva proprio accedere, oggi si riesce ad arrivare dappertutto. Questa è una di queste. Quindi oggi ci siete arrivati? Sì. Oh, so che state cercando due corpi proprio qui. Sì, adesso poc'anzi ne hanno recuperato uno e sembra che ce ne sia un altro, perché ovviamente bisogna... Marito e moglie? Sì, due vecchietti. Com'è la situazione? Se viene a piovere potrebbe ancora esserci un'altra frana, insomma. Sì. Lei mi fa una domanda qui... Perché io immagino che questo sia quello che interessi anche la popolazione. Da quello che si sente qui, che ho parlato con il sindaco, con altre persone, il segnale forte che si ha è quello di questa... spaventano una frana o qualche frana ulteriore, perché diciamo le frane che si vedono non sono completamente esaurite. Quindi questo rischio esiste, ma c'è qualcosa per limitarlo? Si può fare ora? Si può fare, credo le strutture pubbliche si stanno muovendo in questo senso. Ecco, avete sentito, oggi c'è stata anche una visita del Presidente del Senato e del Ministro delle Poste, ma di questo parleremo nel prossimo collegamento. Per il momento da 15 è tutto.